stavo, secondo me è più un... Sinceramente non so neanche come chiamarlo, però sono dei piccoli consigli che io mi permetto di dare, ma perché l'ho provato sulle coppie, sulle mie coppie che hanno delle problematiche proprio di questo che sto parlando. Benissimo. Mentre la prossima lecture ha un titolo, si chiama Sueto, ed è presentata dai maestri Rossignoli Ale. Io veramente vogliamo ringraziare Aldo e Roberto per averci invitato a questo bellissimo campus. Complimenti per tutto, la struttura è bellissima, c'è una sala per ogni cosa, tanta gente, quindi per noi è stato veramente un piacere. Grazie. Allora, come Aldo vi ha annunciato, il titolo della nostra lecture riguarda gli sway. Io sono sicuro che tutti quanti voi conoscete un po' l'inglese, sapete che sway tradotto in italiano significa inclinazione, ok? Quindi quello che noi andiamo a trattare questa sera riguarda l'inclinazione. E siccome io non sono bellissimo, mi farò aiutare dalla mia dama Veronica, così almeno anche i maschietti sono un po' contenti, quindi spero che l'avete apprezzato. Anzi, vieni anche un po' avanti se non ti vedo, ok? Allora, anni abbiamo studiato, imparato, trattato diversi argomenti riguardanti la danza sportiva e uno di questi sono quanto riguarda proprio delle inclinazioni. Abbiamo studiato in questi anni che possiamo trovare tre diversi tipi di inclinazioni. Io andrò a nominarle sway così anche più facile. Allora, il primo tipo di sway che trovate anche su tutti i libri di tecnica viene denominato sway tecnico. Allora, innanzitutto, lo sway tecnico, quale parte del nostro corpo va a trattare? Tutto. Cosa vuol dire tutto? Parto dalle caviglie, ginocchia, fianchi, corpo, spalle e testa. Quindi quando andremo a parlare di sway tecnico andiamo a raccogliere tutto il nostro corpo. Un esempio molto molto semplice nel quale potremo trovare questo tipo di sway tecnico che tutti quanti voi, più che meno, sapevamente che l'ha studiato, lo usate, lo possiamo trovare nella figura del giro a destra del balzo al lento, ok? Io Veronica cercheremo di farvelo vedere nel miglior modo, sì, ok? Sì, bravo. Passo del giro a destra, ok? Spero che riusciate abbastanza a vedere. Voi notate la parte del superiore del mio corpo che è inclinato, in questo caso anche quella di Veronica, però io e anche lei abbiamo iniziato dalle caviglie a inclinarci. Se lo facciamo da questa parte di qua e ci fermiamo, o meglio, siamo arrivati alla fine del giro, siamo messi così, voi noterete una curva, un leggero, nominava prima Marco, una specie di arco. Okay. Che parte dalle caviglie, arriva alle ginocchia, fianchi, busto e testa. Se vi metto di schiena, vedete questa forma qua. Non sono dritto, io ho inclinato solo la parte superiore del corpo, o viceversa così. Quindi nelle figure basilari, come possa essere il giro a destra, troviamo questo tipo di sway tecnico, tutto il nostro corpo va a assumere questa leggera forma di arco. Dalle caviglie, dalle ginocchia, dai fianchi, dal busto e dalla testa. Il risultato finale è questo, ma se guardate tutto il corpo ha leggero arco, non sono così, non sono neanche completamente dritto, ho solo dritto, chiudo solo la parte superiore del corpo. Il secondo tipo di sway che possiamo trovare nel nostro ballo sono i cosiddetti broken sway. Broken significa rompere. Okay. Quello che fa sempre Veronica con me quando ci vediamo, rompe, le fa sempre rompe, ok?
Che esempi possiamo usare per trovare questo sway qui? C'è una figura nel tango che si chiama drop over sway, che è semplicemente questa figura qua. Nel tango sapete tutti quanti che non c'è swing, non ci sono abbassamenti e elevazioni, il movimento è completamente piatto, quindi vado subito a escludere il fatto che in tango potrò avere uno sway cosmetico. Non salendo e non scendendo non potrò andare a usare completamente tutto il mio corpo. In questo tipo di figura qui usiamo questo tipo di sway che si chiama broken. Broken perché broken? Perché abbiamo trovato questa parola qui? Broken perché quando io e Veronica siamo arrivati alla fine di questa figura qui, quando stato in questo passo qui, io per andare a creare la mia linea, io rompo, spezzo una parte del mio corpo, in questo caso la parte destra, in modo che lei possa andare a creare questa inclinazione qui a destra. Lo faccio da dietro, mi faccio vedere da dietro, siamo qui, io spezzo la mia parte destra e si crea l'inclinazione. Tutto il resto del corpo è rimasto completamente lì, mentre non riuscirei a fare così. Ci serve qualche premio. Quindi se lo rifacciamo un'altra volta, aspetta che lo facciamo non di là. Arriviamo qua. Quando voglio creare uno sway, piego, spezzo il mio fianco destro e creo questa linea qua, cercando di stare il possibile fermo con i fianchi e con le gambe sopra. Il terzo tipo di sway, che è quello diciamo un pochino più sofisticato, quello che si vede, si nota, però tante volte uno si chiede, come lo sono chiesto anch'io, ma come diavolo avranno fatto a creare quel tipo di inclinazione? E viene soprannominato sway cosmetico. Lo sway cosmetico lo possiamo andare a trovare sul passo prima dello slow foss. Quando noi andiamo ad effettuare il quick, ok? Arriviamo qua, siamo dritti, vado a fare il posto fuori partner, creo un sway cosmetico. Avete visto una leggera inclinazione. Diciamo. Ci siamo dritti. Quando vado a fare il quick, creo questo piccolo sway cosmetico, che è molto piccolo rispetto a quello che avete visto prima. Però c'è un cambio dell'inclinazione, non siamo più nel piatto. Questo sway cosmetico lo andiamo a creare usando le spalle. Attenzione, non così, ok? Cercando sempre di mantenere la postura corretta, cercando sempre di tenere le spalle il più in basso possibile. Noi andremo a fare qui, noi ci mettiamo le mani sul petto. Siamo così, cerchiamo di alzare e abbassare leggermente la parte superiore del nostro busto, quindi il petto. Dico spalle perché riusciate a capire meglio che si parla della parte superiore del corpo, però effettivamente se noi ci tocchiamo il corpo andiamo a usare il petto. Ed è una piccola differenza, però c'è. Immaginatevi che noi facciamo il nostro passo piuma, non facciamo nessuna inclinazione. Ci riesco a passare con la gamba, però dopo devo pregare in aria, devo riuscire a continuare. O facciamo un'inclinazione di tipo broken come vi ho fatto vedere prima nel tango. Partiamo da qua, arrivo qua, tiro così, e mi capotto, peggio ancora di prima. Ok? In questo tipo, caso di in questo tipo di figura qui, usiamo questo leggero sway cosmetico, quindi questa leggera cambio di inclinazione delle spalle effettuato usando la parte superiore del corpo. Quello che diceva prima Marco dell'uso delle braccia, penso che sia una cosa veramente molto importante quello che diceva. Tante volte, oggi noi abbiamo avuto la fortuna e l'onore soprattutto di fare lezione con alcune coppie che hanno frequentato il campus, che alcune le conoscevamo per averle viste, altre stavano e mi è piaciuto una coppia che mi ha detto io voglio diventare come te. E io ho detto, beh guarda, pensavo magari se punti un pochino più in alto è meglio, però se ti ha conto di diventare come me, ok, cerco di diventarti come me, sì. E abbiamo proprio
trattato questo tipo particolare di Sway. Io gli ho accennato alcune figure, gli ho fatto vedere e gli ho detto: perché ti dico questo? Cioè, perché io faccio così. Quando tu mi dici: no, ti ho visto parlare a quell'esibizione, sembra sempre che è una cosa grandissima, poi la su giù. Io negli anni ho studiato insieme a Veronica queste diverse tipologie di Sway, andiamo ad usarne tutte e tre indipendentemente per ogni ballo, ovviamente nel tango che prima non useremo quel tecnico perché non abbiamo una differenza di reazione, in modo da dare diversità alle nostre linee. Andiamo a fare tutte le linee sempre nella stessa maniera e soprattutto non usiamo mai le braccia. Quella è una cosa molto 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 importante. Non sembra, diamo l'illusione di usare fisicamente le braccia, di muoverle, ma io dal mio gomito destro e dal gomito sinistro ho una barra d'acciaio che mi passa attraverso il corpo, che non è impossibile restare lungo, o sono uno, non lo so, non si vede dalla forma, mezzo, neanche un terzo di uno, però non cambio l'estremità della mia cosa, quindi dal gomito a gomito. Quando sono qui non succederà mai che faccio questo mestiere qui, anche perché se no scadrebbe che io uso con le braccia. Tengo le braccia ferme, da fuori sembra che le muoviamo, ma loro si muovono per come noi usiamo il nostro corpo a seconda del modo che dobbiamo fare. Vedo delle espressioni esterefatte e questa è la cosa che ci interessa di più. Cercate di provare, andate a casa con i vostri coach, di dare un'occhiata a queste figure, a queste posizioni dove avete le inclinazioni, perché siamo nel 2011, ma ormai fine 2011, fine 2012, ed è da qualche anno che tutti quanti voi sapete che ormai la danza sportiva si è orientata tanto sul fatto che una coppia è risultata bella, si vede bene e vince perché è un quadro molto grande, come diceva prima Marco, giusto? Un quadro molto grande, che ha spiegato anche in maniera veramente molto bella, molto buona. Però come faccio a mantenere questo quadro grande o a ampliarlo un po' di più quando faccio questo figure? In questa maniera qui, cercando e facendo in una maniera corretta, riesco ad avere un corretto un buon risultato. Se io penso, dico, quando arrivo lì, rifacciamo il passo più, ok? Faccio il passo più, ma dico, mi capita anche a me, guardo la gara, proprio bravissima, dice, ma quando fa il passo più, ma si inclina, lo faccio anch'io. Però se non so come devo farlo, risulta che dico, lui inclinava, lo dire così. Poi quando era più piena, pesa 200 kg, 190, ok? Ma perché? Perché ho cercato di fare una cosa senza sapere effettivamente come farla. Quindi è giusto che voi sappiate come si fanno certe cose, in questo caso le inclinazioni.